Ciao ragazzi, sono Eric Gamer e oggi siamo ritornati qui su Far Cry 4 per continuare la nostra avventura. L'ultima volta ci eravamo fermati sul fatto che dovevamo andare da Longinus, una sorta di predicatore che, a quanto ho capito, vende armi. Cioè, insomma, è un prete che vende le armi. Questa cosa è a quanto figa perché mi immagino già il personaggio come sia tipo con la Bibbia. Per la Bibbia, figliolo, può essere condannato o assolto. Assolto. Invece no. Surprise, what the fuck? E muore. Cioè, è una cosa assurda. Perciò voglio andarlo a trovare subito. Proprio taglio per montagna, non me ne frega niente. Cappotto, giro. Chi se ne fotte? Devo andare da questo tizio e farmi fare un autografo. Fammi firmare magari la mia copia personale della Bibbia. Limited edition proprio. No, come gli è venuto per uscire? Che è successo? È rimasto incastrato. Oh, dannato quando. Ecco, qui ci improvvisiamo meglio di tutto fare. Ok, mi chiedo come faccio a riparare un quad dando del fuoco solo su un pezzo di legno. Però vabbè, se si ripara, io sono contento così. E andiamo. Dagli. Vola. Oh, shit. No, mi sa che sto sbagliando strada, ragazzi. Fatemi vedere un attimo dove sta lui. Vabbè. Ah no, vabbè, stiamo andando bene, dai. Destinazione. Dritti per la meta. Andiamo di qua. Ovviamente la guida attiva è assente perché non c'è. Ah no, c'è la guida automatica. No, non c'è. Vabbè, vado io, ragazzi. Facevo prima. Quindi. Siamo da questo. Siamo quasi arrivati. Spero solo che non ci attacchino. Perché sono senza armi, cioè sono con un arco. Ecco, ho preso l'albero in pieno. Mortacci sua. Forza. Ho la croce, eccola, siamo qua. Posto perfetto. Spero non me lo facciano pagare. E andiamo. Ancora? Ok, si è rotto di nuovo. E basta. Mi scusi. Come mai non fonde la porta? Oh, vabbè. Interagiamo. Ed eccolo qua. Benvenuto. Sono Longinus. E tu? Tu sei Ajay. Benvenuto nel mio tempio, lontano dalla chiesa. Che vende Ma armi? certo. Beati i miti perché erediteranno la terra. Ciò che gli serve è giusto qualche arma. Apocalisse 5:5, una lettura davvero rinfrescante. E uno dei vecchi saggi mi disse: Non piangere, ecco il leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciorre i suoi 7 suggelli. Il nostro Salvatore è tornato da noi come un leone, un guerriero. Così ci ho pensato su. Quando il figlio di Dio rinascerà, quale arma userà? Cosa? Quando Cristo tornerà a sciogliere i 7 sigilli per il rapimento, lo farà sotto forma di un leone, no? A un leone servono artigli. Che arma sceglierebbe Gesù? Deuteronomio 32:47? Essa infatti non è una parola vuota, ma la vita stessa. O forse Proverbi 19:11. Il senno rende l'uomo lento all'ira. Non so davvero di. Un soldato lo sa. Un soldato sa sempre perché noi abbiamo visto il rapimento e siamo sopravvissuti. Ti serviranno armi per le opere di bene, Ajay. Per ogni pistola c'è una Bibbia. Per ogni Giusto. proiettile. Un'omelia. E per ogni trasmettitore che libererai dalle menzogne di Pagan, ti darò qualcosa. Un premio. È questa la volontà di Dio. Mi sembra Matteo Ecco, Madero questo. questo è per il primo. Vanno pure sotto attacco! Ci servono degli Guarda uomini! caso. Siamo sotto attacco! Oh, Vattene! merda. E lui disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura!
E dategli un anno in omaggio. Quindi, giusto. Soprattutto questa pistolina, molto figa, mi piace. Caso 760 metri. Una madonna. Una miseria, proprio 765 metri. Beh, ma io sono un pilota esperto. Ciò taglierò montagne e montagne. Eri troppo piccolo, ma vorrei che potessi ricordarti i vecchi tempi. Eravamo io e tua madre che ti portava in braccio. Che bei tempi. Lei non fu mai più così felice e lo stesso vale per me. Avevamo la famiglia, ma anche per il Devo Kirat. muovere. Non è sempre stato così. Mi mancano quei Cavolo, mi tempi. devo muovere, devo essere Ma veloce. poi è troppo tardi, mi dico. Io ci ho Ok. provato. Via, 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 via. Questo posto è spacciato. Non farti trascinare giù, Ajay. Ishvari non ti ha mandato qui per questo, no? Perché mi fanno sempre prediche su quanto riguarda dei Shivari, Longinus che mi parla. Boh, mi fanno tante prediche, mi stanno sembrando i testimoni di Geova di Far Cry questi. Cioè, cavolo. Uno non può professare ciò che gli pare. No, tutti quanti alla ricerca di un convertito. Manco lo youtuber quando fa con gli iscritti proprio. Oh, che fa? Procede, che fa? Sei cattolico? Se diventi cattolico ricambio. Che vuol dire? Non ha senso. Perlomeno queste sono le etiche che ti mostrano su questo gioco. Ok, siamo arrivati. C'è il devasto già. Ok, Eccomi, andiamo. Saval, Libera il cosa posso villaggio fare? dai soldati Tieni giù la testa e salva chi dell'armata. puoi. Non sono lontano. Certo. Arrivo al più presto coi Ai ai ai, rinforzi. brucia, brucia, brucia. Guarda che corsa proprio. Wow. Ok, ragazzi, siamo qua. Oh, cazzo. Piano. 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 Se non mi faccio scoprire, capoci li posso abbattere tutti in modalità stealth. Di puttana. L'hai visto? Cioè, l'avete visto, ragazzi? Stava buttando tipo. Stava. Sentì l'alito. Cavolo, pensa che ce n'è qualcuno dietro. Dio pistolino di merda. Ok. Adesso procediamo con l'eliminazione totale, ragazzi. Io cercherò di stare attento. Cazzo, questo è il fucile a pompa. Muori. Madonna, stavo per vedere brutta, ragazzi. Nascondiamoci dietro sta roccia e poi facciamo la Steven Seagal. L'impazzata. Muori. Colpito. Dagli, dagli. Munizioni, io ne ho 43, no, ora 28. No, sempre 43 sono, giusto, sono ricaricato. Ok, piano. Oh, brucio. Mamma mia, ci voleva. Mori. Oh. Non si lanciano le bottiglie, da maleducati. Ma vergogna. Non lo prendi? Esplodi, brucia. Oh, via, via! Ah! Oh, come corre questo? Un kamikaze! Oh, madonna, non voleva bruciare. Oh, caspita, sono senza armi. Me ne stanno arrivando due addosso. Cioè, più che altro sono senza munizione, no? Senza armi. Devo trovare una munizione, velocemente. Oh, cazzo, quello si è bruciato. Ed è morto, meno male. Tu hai munizioni? No, niente, nemmeno lui. Cavolo! Mi hanno visto! Devo stare attento, ragazzi. Aia! Cosa mi ha colpito? No, 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 no. Anche gli elicotteri, non va bene. Non va bene. Ti prego, datemi delle munizioni. Non posso neanche entrare in casa. Vaffanculo. Niente. Munizioni, perfetto. Ma dove le ha prese? Oh, chi se ne ciava, l'importante è averle prese. Questo non conta. Che ora eliminiamo te, eliminiamolo. Via. Dammi altre munizioni. Mi servono munizioni, non ne ho. Vaffanculo. Perché mi devono fare lottare sempre con le munizioni scarse, dico io. Che è sta cosa? Vedo qualcosa che si avvicina molto velocemente. Mi sa che c'è qualcuno, ragazzi.
No, dove sono finito? Mi sono perso. Assurdo. Perché là c'è un indigeno morto. Che è successo? C'è tutto qualcuno che mi... Oh, eccoti. Pezzo di merda, muori. Ai. Ai, 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 ai. Veloce. Muori pure tu. Forza. Ti ne è bevuto per curare. Curati, curati. Ok. E vuoi crepa? Oh. Eh? Cose che volano. I soldati vanno verso il bucca comune. È lì che teniamo padre. Ma dai, tirala fuori. Ci ho provato da dietro, eh. Oh! 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 Mi si è parato questo con violenza. Come edificio? Che è successo? Mi penso da qua. Padre, padre, dove sei? Perché? Che è successo? Ah, devo salvare la ragazzina. Forza, esci fuori prima che ti bruci, velocemente. Dai, spotta sta porta. E andiamo. Ok, siamo fuori. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo salvato la piccola bambina. No. Sto bene. Devono vederla tutti, sarà di conforto. È una bambina, Saballa, è terrorizzata. Prima la porto a casa e poi ci occupiamo del resto del popolo, ok? Grazie. Tutto a posto. Ecco il premio per aver salvato Ajay. Colpiamo casa di Paul e lui massacra un villaggio. Ajay non c'entra, è colpa mia. Ma adesso non c'è tempo. Hanno preso l'avamposto e hanno degli ostaggi. Bene. Prima l'avamposto. Senza siamo separati dagli altri. Andiamo. Ecco, questo sì che vuol dire riconoscenza. Litigare... Però intanto abbiamo finito, dritto al mittente, missione completata ragazzi, molto bene. Ok, quindi direi che Se Pagan non avesse già abbastanza crimini sulla coscienza. Amico, chi è che non ha crimini sulla coscienza? Bene ragazzi, arrivato a questo punto direi che il video può anche concludersi qua. Se fratello, vi è piaciuto... che cavolo, che non mi fate che finire. Amita è presa dall'avamposto, quindi devi aiutarci con gli ostaggi. So che non è poco, ma devono essere salvati prima della riconquista dell'avamposto. Ma Amita ha detto... L'avamposto è importante, ma la nostra priorità sono le vite di quegli ostaggi. Il popolo del Kirat ha bisogno della protezione del sentiero d'oro. Noi non lo deluderemo. Salva gli ostaggi, fratello. Ok, quindi devo raggiungere il villaggio montano, va bene. Ragazzi, per questo episodio finisce qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando commentate. Alla prossima, bella!